Nel quartiere di Archi, nella periferia di Reggio Calabria, Suor Lisa e le sue sorelle le conoscono tutti. I poveri che mangiano la loro mensa, le famiglie in difficoltà che sanno di poter contare sempre su di loro per un aiuto, le conoscono gli anziani e soprattutto i bambini, che con loro a fianco dimenticano di vivere in una realtà spesso segnata da isolamento e abbandono. Nella loro opera giornaliera, le suore francescane non sono sole. Ad aiutarle ci sono i fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica.